Molte donne mi chiedono quali sono gli uomini che è meglio evitare, che è meglio non frequentare perché sicuramente creeranno dei problemi. Ma anche qua è difficile, diciamo, dare una risposta precisa perché tutto dipende dall'obiettivo che tu hai nei confronti di quella persona. Fondamentalmente, come dire, ci sono delle situazioni in cui è meglio mollare la presa perché è come scavare in una miniera dove l'oro non c'è. E se l'oro non c'è, puoi scavare quanto vuoi, l'oro non verrà fuori. D'altra parte è meglio evitare il contrario, cioè nella miniera l'oro c'è, tu però non ti rendi conto che ci sia, scavi, 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 arrivi fino vicino alla vena d'oro, a un certo punto molli la presa, rinunci e cosa succede? Che quella che arriva dopo di te da due colpi col piccone si porta via l'oro. Quindi bisogna calibrare un attimino e capire un attimino, quindi è importante avere un modo per riuscire a capire se tu ti stai avvicinando o se ti stai allontanando dall'obiettivo che ti sei prefissato. Ovviamente, come dicevo, anche qua dipende tutto dall'obiettivo che tu ti dai. Se il tuo obiettivo è mettere su famiglia, sposarti e fare dei figli, e vai a sceglierti una persona che è un libertino conclamato, che ha sempre avuto delle relazioni mordi e fuggi e che non ha mai dimostrato nessuna intenzione di impegnarsi, sicuramente è possibile che con te faccia pure dei figli, però diventa poco probabile. Ora, tu mi potrai dire, ma come faccio a capire io, magari lui l'ho conosciuto per caso e non mi ha raccontato esattamente quella che è la sua vita, o comunque mi ha raccontato un copione che non è detto che corrisponda alla realtà. Beh, guarda, il libertino lo riconosci subito perché dimostra sin dall'inizio della relazione quelle che sono le sue caratteristiche. Cioè, ti cerca e ti corteggia molto, è molto bravo nel corteggiare, quindi difficilmente è una persona impacciata, timida, insicura, ha molte capacità, molte abilità naturali nel corteggiamento perché le ha sviluppate, diciamo, naturalmente nel corso di questi anni, di tutti gli anni che ha passato come onorato libertinaggio, diciamo così. Può essere abbastanza sfuggente, ma diventa molto sfuggente dopo che c'è stato un primo contatto sessuale. Comunque, senza arrivare a questo, puoi riconoscere l'uomo libertino, diciamo, da certi atteggiamenti e da un certo tipo di comunicazione non verbale. Perché spesso, frequentemente, ha avuto un imprinting legato a un tradimento vissuto da parte della madre, quindi una madre comunque sfuggente, e allora per difendersi dall'essere abbandonato tende a frequentare molte donne. Per cui riesci a riconoscere, diciamo, questa tipologia proprio da questo fatto, dalla comunicazione analogica non verbale. Emette spesso dei segnali analogici non verbali che rimandano all'egocentrismo, cioè a se stesso, e alla madre sfuggente. Quindi due segnali analogici non verbali che vengono emessi sono questo segnale qua abbinato a questo tipo di segnale qua. Non è detto che tutti i libertini hanno vissuto questo. Questo è un indicatore che ci può dare dei suggerimenti. Non è detto che, ripeto, sia un'equazione matematica, però se noti in accompagnamento a questi segnali il fatto che è sfuggente, il fatto che comunica
comunque non ti dà sicurezza, stabilità, soprattutto nelle relazioni interpersonali. Il fatto che è molto sicuro di sé invece nella conquista, nella seduzione, nel coinvolgimento, riesce a capire che appartiene a questa categoria anche prima di andarci a letto. Se poi fai la prova del 9 e ci vai a letto, vedi che dopo diventa molto sfuggente, hai fatto la prova del 9. Quindi una persona libertina va benissimo per goderti, come dire, una vacanza trasgressiva, diciamo così. Ma non va bene, o per meglio dire, la strada diventa in salita se con questa persona vuoi mettere su famiglia. D'altra parte, c'è l'opposto al libertino, che è l'antiseduttore. L'antiseduttore, è una persona introversa, incapace di corteggiare, incapace di sedurre, ha paura, tra virgolette, di interagire col sesso femminile. È molto logico, quasi iperlogico, è noioso, tende a raccontare sempre le stesse cose, diciamo, cose legate soprattutto alla sua vita, tende a parlare di se stesso. Quindi, apparentemente può sembrare anche una persona egocentrica. Ma in realtà è l'antiseduttore per eccellenza, sono quelle persone che sono anche un po' ossessive, lo puoi riconoscere perché tende a essere molto preciso, tende a, non lo so, ad essere molto ordinato, eccessivamente ordinato, difficilmente lo vedi magari con un abbigliamento un po' estroso, un po' particolare, tende a, diciamo, a rispecchiarsi molto nella media. E questo tipo di persona può andare bene da un certo punto di vista per avere una relazione stabile, anche se un po' noiosa, e è un disastro fondamentalmente se vuoi vivere trasgressioni, anche perché sessualmente diciamo che non ha molta fantasia normalmente, per cui si rivela spesso una delusione. Ecco, questi sono i due poli, diciamo, opposti, il libertino e l'antiseduttore. Nel mezzo ci sta tutto il mondo. Per cui, in funzione del tuo obiettivo, puoi capire gli uomini che è meglio evitare. Ovviamente, per fare una discriminazione, diciamo, se vuoi mettere su famiglia, evita il libertino, se vuoi goderti le emozioni, evita l'antiseduttore. Poi di mezzo ci sono tutto, ci sono le persone che è sempre meglio evitare, che sono quelle con grosse problematiche. Le persone che hanno grossi problemi, se sempre meglio, o di grosse dipendenze. È sempre meglio evitarle perché sei sicura che non ti porteranno da nessuna parte, né in un senso né nell'altro. Persone estremamente istrioniche, estremamente centrate su se stesse, è sempre meglio evitarle queste perché esulano, diciamo, da ogni, cioè non vanno bene per nulla, insomma, cioè qualunque sia il tuo obiettivo, non saranno comunque in grado di soddisfarlo. Alle volte sono anche molto seduttive perché, per così dire, lo squilibrio da un certo punto di vista ha il suo fascino, soprattutto per chi ha, potremmo dire, la sindrome da croce rossina, chi si aggancia su persone problematiche. Queste vanno evitate sempre. Per il resto dipende dall'obiettivo che tu hai. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!